trionfato nella regione di Santa Croce Camerina, è un dato straordinario. Allora, il primo candidato al Consiglio Comunale è Giuseppe Giovanni Agnello, per il agrario, funzionario della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Ragusa, ricoperto la carica di vice sindaco e assessore all'urbanistica, personale pubblico, istruzione e beni culturali. Primo candidato è Paolo Giovanni. E poi Luca Agnello, che ha 30 anni, agente assicurativo, impegnato nello sport come arbitro di calcio, ex presidente di Liberamente, componente del Purgatorio Provinciale del Volontariato. Giorgio Paeli, 25 anni, studente di canto presso il Conservatorio di Catania, capo scout, animatore, oratorio, parrocchiale, volontario della Caritas. E ancora Enzo Brancato, diplomato ISEF, commerciante, presidente della Società Acustica di Santa Croce. Giovanni Brullo, 30 anni, laureato in informatica, ex assessore alle politiche giovanili e informatizzazione con l'amministrazione Stefani. Rosetta Buscarino, 47 anni, imprenditrice e mamma di due splendidi figli. Santina Caccamo, 27 anni, impiegata presso Intesa San Paolo come gestore famiglia e cofondatore dell'associazione Generazione Santa Croce. E ancora, Catena Di Martino, 25 anni, dipendente presso azienda agricola Marina Ivrea. E un altro giovane, Fabio Emolo, 29 anni, impiegato presso la Emolo Salvatore Company, impegnato attivamente nell'associazionismo e nel volontariato. Giovanni Fiorilla, ragioniere, ex comandante Polizia Municipale di Santa Croce. Il più giovane. Il più giovane, Giovanni Fiorilla è il più giovane. Giovanni Fiorilla è a capo di tutti i giovani. E poi Onofrio Lampio, 26 anni, diplomato all'Istituto Tecnico Industriale, ex capitano maggiore dell'esercito. Abbiamo già conosciuto Gaetano Pernice e Carmelo Portelli. E poi scendiamo a Angelo Puglisi, 29 anni, responsabile alle vendite presso la ditta Incorporazione di Martino Giuseppe. E poi Chiara Zisa, 27 anni, diplomata presso l'Istituto Turistico, da 4 anni milita nel PC. Come ha detto Stampa Provinciale, Giovanni DC ha collaborato con la Regione Siciliana con il progetto Promozione del Territorio. Io so, cari candidati al Consiglio Comunale, che il sindaco Giovanni Barone vuole dirmi una cosa importante. Giovanni. Devo guardarmi gli occhi. Ciao. Allora ragazzi, prendiamo degli impegni davanti a questi signori. Io vi chiedo delle cose. Dovete studiare. Voi siete professionisti, lavoratori. Adesso impegnatevi a studiare, perché per fare il consigliere comunale bisogna studiare. Ci siamo? La seconda cosa che vi chiedo. Abbiate coraggio. Abbiate coraggio e dimostratelo già ora in campagna elettorale, a non farvi intimidire e a spaventarvi, perché vedete adesso, in questi giorni, quanti candidati, 5, 4, cominceranno a capire che stanno perdendo. E allora le cose si possono. Si passa dalla fase in cui del volemo se bene, con il mio amico Eugenio, si passa un pochino all'aggressività. Come? Il gioco si fa duro, ma noi non dobbiamo cadere in trappole. Sì, ci daranno il manifesto fuori posto, dobbiamo spiccicare il volantino, l'adesivo, cioè queste cose sì, va bene. Accettiamole, ma andiamo avanti e dimostriamo coraggio ora e soprattutto coraggio dopo. Io non vi voglio vedere chiusi nei bagni per PRE per non votare un provvedimento.